Sull'Europa io dico quello che ho detto l'altro giorno. L'Europa secondo me ha un problema, ma nei confronti dei propri cittadini. E se risolvesse questo problema, credo che risolverebbe in maniera successiva e conseguenziale molti altri problemi. Il problema dell'Europa è che non riesce a suscitare in ognuno di noi un sentimento di appartenenza quali cittadini europei. Io vorrei chiedere a quanti di voi si sentono europei piuttosto che italiani? Quanti di voi sarebbero, se non felici, disposti a mandare il proprio figlio a morire per l'Europa? Allora, se questo discorso lo facciamo per l'Italia, sono il primo a dire che io sarei disposto a mandarlo, ma per l'Europa sinceramente sono un po' freddo. Quindi, fin tanto che l'Europa non riuscirà a suscitare nei propri abitanti, nei propri cittadini, un sentimento di appartenenza così forte da indurci a pensare di essere effettivamente cittadini europei, ma io penso che il resto dei problemi siano abbastanza secondari. E come tutti sanno, mi sono state fatte proposte da più partiti, sto valutando, sto ponderando, mi sto confrontando anche con la mia famiglia, quando scioglierò le riserve ve lo farò sapere. Però è un'opportunità, no? Quindi qualsiasi persona valuta le opportunità, è una sfida e quindi mi piacciono le sfide, non è l'unica che affronto o che affronterò, mettiamola in questi termini, insomma. Nel caso si candidasse, si sentirebbe una persona che non ha mai fatto politica comunque di partire con un deficit rispetto magari ai eventuali competitor? Sì, con un deficit sicuramente, ma anche con un fattore sorpresa, no? Si dice la fortuna del dilettante. Pizza lei in questo mondo? De Gaulle direbbe vasto programma. Quindi no, non credo che io possa raddrizzare il mondo, però credo che insieme tutti quanti, visto che siete qua in tanti ad Non c'è ascoltarmi, nessuno, vedi? e credo che se siete venuti qua è perché qua un po' di voglia di raddrizzare il mondo ce l'avete. Credo che insieme tutti quanti, se non altro si possa iniziare a cercare di avere un mondo dritto, un mondo che non si faccia dominare da dei pensieri strani, da questa ideologia woke, dalla necessità di cancellare la nostra cultura, la nostra identità, le nostre radici, le nostre tradizioni. Il mondo è quello che ci hanno dato i nostri avi, i nostri nonni, i nostri parenti, e lo dobbiamo preservare com'è e renderlo possibilmente migliore. Questo è il nostro scopo nella vita, credo. Dandomi dell'omofobo, sembrerebbe quasi, attenendosi al significato della parola, che io abbia il terrore ingiustificato e irrazionale di tutti quelli che non si riconoscono nell'eterosessualità, che è una cosa totalmente assurda e non vera, non mi dà nessun fastidio. Conosco delle persone che hanno i loro specifici gusti sessuali, non me ne frega assolutamente nulla, proprio perché nel campo dei gusti e delle predilezioni, ognuno fa quello che vuole. E per definizione i gusti e le predilezioni non sono disputandum. Quindi per chi pensa o dovesse pensare che io mi possa comportare come Dracula quando vede il crocifisso, quando dovessi incontrare una persona che invece non si riconosce nell'eterosessualità, sbaglia. Ho una vita normale, sono un uomo del XXI secolo, ho avuto i miei incontri con persone omosessuali, non mi dà alcun fastidio, tutto qua. Tutte le grandi rivoluzioni, tutti i grandi cambiamenti nella vita dell'uomo sono stati innescati dalle differenze. Se noi azzerassimo differenze e diversità, piomberemo nell'apatia totale, non si muoverebbe più nulla. E ricordo che differenze e diversità non hanno una connotazione positiva o negativa, ma sono semplicemente il riconoscimento delle caratteristiche peculiari di ognuno di noi, di cui dobbiamo andare fieri, di cui dobbiamo avere orgoglio, e soprattutto le dobbiamo esaltare. E questa è la grossa differenza che c'è tra differenza e discriminazione, che invece si basa sui diritti e sulla dignità, due cose totalmente diverse. Ho operato soprattutto in territori abitati da persone che non sono della nostra etnia, quindi ho operato tantissimo in Africa, in Medio Oriente, in Asia centrale. E quindi tutte le persone per cui operavamo e a favore di cui operavamo erano persone dalla pelle diversa, persone con le quali abbiamo combattuto insieme, abbiamo dormito insieme, abbiamo condiviso il sudore, il rischio, la paura. E quindi il dare del razzista a me è veramente un controsenso, non ha assolutamente nessuna logica. Per
Però proprio in questi posti io mi sono reso conto quanto queste persone siano orgogliose della loro origine, della loro pelle, della loro caratteristica. Quindi il fatto di voler omologare tutti quanti in un'unica umanità che poi non rappresenta nessuno, e questo è il grande errore che facciamo in nome di un'inclusività farlocca e che non serve assolutamente a nulla. Perché bisogna essere coraggiosi per poter parlare persino all'università? È successo a Daniele Capezzone, a David Parenzo e addirittura a Papa Ratzinger. Ma perché è un mondo al contrario, perché in un mondo democratico, libero e civile non ci dovrebbe essere bisogno dei cordoni di polizia, delle forze dell'ordine pubblico per parlare di un libro o per esprimere le proprie opinioni. Nel Tempio della Libertà. Nel Tempio della Libertà, che è proprio il luogo dello studio, il luogo del confronto, il luogo dell'argomentazione. E invece ci siamo ridotti proprio a questo. E non è solamente il problema di personaggi come Papa Ratzinger o come un conduttore Parenzo, ma è anche il problema del sottoscritto. E anche il problema di tantissime altre persone che in qualche maniera non vengono messi nelle condizioni di poter esprimere. Cioè, se lei va all'università non ci sono rose e fiori. Ma no, non ci sono mai stati, ci sono manifestazioni, ci sono cartelli, non so per quale motivo sventano le bandiere della Palestina, non so che cosa ci azzecchino, però succede anche quando manifestano contro il mio libro. E poi la censura è cambiata, perché mentre una volta la censura era fisica, no, censurare qualcuno voleva dire mettergli un bavaglio, cancellare con l'inchiostro quello che aveva scritto. Adesso invece la censura è diventata morale e quindi si tende a denigrare la persona che deve parlare in modo tale che anche se a lui è consentito parlare, le parole che esprime diventano inutili, perché la persona è stata in qualche modo esclusa. Gli si dà del putinista, del fascista, dell'omofobo. Adesso l'ultima tendenza che continuano a chiedermi, mi dilungo un attimo su questa perché ci tengo, me l'hanno chiesta anche ieri sera, la certificazione di qualità. Adesso praticamente per esprimere le proprie opinioni bisogna prima dichiararsi antifascista e poi ci si può mettere a parlare, perché se uno non si dichiara antifascista non può parlare, non può partecipare, non può fare niente. Allora io avviso tutti quelli che in futuro me lo vorranno chiedere che io la certificazione ISO 9001 non la voglio esporre e quindi non mi dichiarerò, ritengo che non sia richiesto, che non sia opportuno. La legge proibisce la ricostituzione del partito fascista e ci atteniamo a quello che prevede la legge, non andiamo oltre. Il generale sul terzo mandato, la sua opinione? Abbiamo detto, non è il terzo mandato, non è un punto del programma di governo, quindi le forze centrodestra possono avere posizioni diverse. Noi l'abbiamo sempre detto, quello che conta è la solidità della coalizione che si basa sul programma sancito dal voto degli italiani. Su quello non c'è mai stata nessuna divaricazione e quindi andiamo avanti, non c'è alcun problema. Avere una differenza di idee su una questione tecnica che non riguarda una regione ma riguarda tutta l'Italia, per me se fossero stati tutti i presidenti di Forza Italia avrei detto la stessa cosa. Calenda su Bardi è una buona notizia? Ma vedremo che cosa accadrà, questo dimostra che i candidati di Forza Italia certamente attraggono consensi anche al di là dei confini del centrodestra, di questo ne sono molto lieto, vedremo come si concluderanno le cose, però mi pare che qualora si dovesse arrivare ad un accordo più ampio con Azione, Italia Viva in Piemonte e in Basilicata ne saremmo lieti, perché a livello amministrativo si può collaborare, è diverso rispetto a livello politico, quindi nessun condizionamento, nessun blocco, nessuna voglia di sfruttare o strumentalizzare, si tratta di scelta a livello locale, se i nostri candidati piacciono anche ad altre forze politiche, di questo noi ne siamo assolutamente lieti. Il campo larghissimo è proprio nel centrodestra allora? No, non è campo larghissimo, io credo a livello amministrativo per me è importante che si risolvono i problemi dei cittadini del Piemonte e della Basilicata. I candidati di Forza Italia sono persone serie, credibili, affidabili, responsabili, oneste, che possono raccogliere tanti consensi anche al di là dei confini del centrodestra. Questo è un fatto positivo.